Allora, terza giornata del Festival Tra le rocce e il cielo, abitare la montagna. Eh, siamo quasi in chiusura, è stata una giornata dedicata all'architettura di montagna, al vivere l'alta quota, pomeriggio abbiamo appena sentito un degli interventi sul meteo. Siamo qui invece con l'architetto Nicola Chiavarelli che ha fatto un intervento su ehm, il Tree Houses, eh, l'architettura tra i rami. Quindi una visione rivista e corretta della cassetta sull'albero. Ce ne vuole un po' parlare? Sì, diciamo rivista e corretta è, è interessante come criterio. È una, una sorta di nuova frontiera dell'ospitalità. Questo è il criterio con il quale è stata, è stata vista dal Trentino che sta lavorando per un regolamento alla recentissima legge in materia, che è la, una legge approvata con la precedente legislatura, che permetterà la costruzione di alloggi sopraelevati. Quindi il criterio è, oggi come oggi, studi come il nostro stanno cercando di fare la necessaria formazione culturale, per questo lavoriamo, come ha potuto vedere anche con, con l'ambiente scolastico, eh, proprio per... Abituare alla formazione, alla sensibilizzazione di costruire nel rispetto di una sostenibilità a 360 gradi, che quindi non è solo energia, ma è paesaggio, è qualità, funzione, emozione, in questo senso. Quando oggi parlava del suo lavoro d'architetto, ora poi ritorneremo anche al lavoro che fate in collaborazione con le scuole era molto bella l'attenzione che dava alla scelta dei materiali nella ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti perché è, una, è fondamentale sì è un po, diciamo, un po anche una, un mio, mio background formativo credo, credo molto nella, nella, nella coerenza quindi la coerenza tra ehm, l'emozione che dà un materiale e la sua veridicità. Non sopporto quel cosiddetto simil, quindi non sopporto tutti quei materiali che eh, scimmiottano, tra l'altro um, imitano ormai sempre meglio i materiali naturali perché ritengo che o è una cosa è naturale oppure... Ehm, è una tendenza molto vicina ad, ad alcuni costumi della nostra società di prenderci in giro rispetto a, a non riconoscere la sostanza rispetto all'apparenza. Prima di parlare del lavoro con le scuole, ritorniamo alle case sugli alberi. Eh, lei ci diceva che eh, queste strutture saranno, eh, avranno ragione di essere sempre affiancate a strutture ricettive più grandi, quindi nell'ambito del turismo tendenzialmente. Perché la necessità di andare a costruire sugli alberi è un vezzo o ha un valore in più, oltre a risvegliare atavichi sogni. E... Certo. Io sempre, sempre più quando parlo tra noi adulti di Case sugli alberi, eh, leggo nel, nell'emozione, nel, nel viso del mio interlocutore che mi parla, ah sì, vorrei farla per mio figlio, in realtà il grande desiderio è di farla per sé. Per cui sì, la scelta della provincia di Trento, secondo me, di eh, fare delle case tra gli alberi, no, delle tree house, non un vezzo privato, ma una questione di promozione turistica e di ospitalità, è una scelta corretta. Perché così intanto eh, riusciamo a gestire meglio le operazioni di questo tipo sul nostro territorio, che è delicato le riusciamo a inquadrare in un ambito di ospitalità diversa, di ospitalità di, di, di qualità e manteniamo l'oggetto nel, nel, nel turismo di nicchia, no? che non necessariamente è un turismo di lusso, ma è un turista che cerca un'emozione diversa. Quindi rispondo parzialmente anche alla sua domanda di prima, perché quando noi ci, ci stacchiamo da terra, anche solo di poco, la nostra mente si stacca da, dalla messa a terra con, con, con la madre terra. E, la nostra psiche cambia, il quel, quel modo di dire, guardare le cose dall'alto, distaccarsi, avere la distanza dell'osservatore, in una tree house in un certo senso si può, eh, tenga conto poi che le chiamiamo tree house perché traduciamo dall'inglese case sugli alberi, ma in realtà ci sono al di là degli hotel che nel nord Europa ormai da, da, da molti anni impazzano. È sempre più eh, interessante fare anche attività sospese, uffici, punti di rappresentanza, ehm, caffetterie. No, voglio dire, sono, sono, eh, è un modo diverso di emozionarsi. Questo sì, certo, ha a che fare con la nostra emozione, se no. Tra le um, attività che abbiamo organizzato per il Festival Tra le Rocce e il Cielo è presente a Riva di Vallarsa una um, mostra di case sull'alberi, eh, frutto di un workshop fatto nelle scuole del territorio che l'ha vista protagonista, ce ne vuole parlare, magari ci introduce la mostra. Allora, il, il, ai primi di giugno la scuola elementare di Raossi qui in Vallastra è stata, la, la, almeno con noi, la, la, la prima, il primo gruppo di elementari che ha seguito workshop di case sugli alberi. Sono due giorni bellissimi in cui, come ho avuto modo di dirvi, mi sono sentito una sorta di heart attack alpino su questa cosa. E allora, abbiamo fatto con, con l'elementari qui, qui in Vallarsa, e per in realtà durante l'anno precedente con, due licei, con tre licei, con Treviso, Este e Pozza di Fassa. Qui a, a, a Sant'Anna, per il periodo del festival, sono ospitati i risultati del lavoro fatto con Pozza di Fassa, con, liceo, con la scuola di fascia, e il risultato dei ragazzi delle elementari, che dovete venire a vedere perché è assolutamente interessante per la creatività e per la libertà creativa svincolata da, dai, dai piedi per terra che abbiamo noi adulti. Sì. Allora, ci dica qualcosa di più del, dei progetti di come sono stati realizzati. Benissimo. Il, allora, il, il lavoro che facciamo specialmente con le scuole superiori che si svolge nell'arco di un anno di scuola, quindi sono, viene, viene concordato chiaramente con, con gli insegnanti e con interfaccia locali per calare il progetto sul territorio. Eh, lo vedrete poi realizzato perché abbiamo affiancato la tavola di progetto al modellino che è il termine della riflessione nella tavola di progetto potrete proprio individuare il punto di partenza del lavoro dei ragazzi eh, che il professor Tessadri de, 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 de la, della scuola del fascia ha assolutamente identificato, ha fatto lavorare eh, gli allievi su elementi naturali a loro scelta che può essere la pigna, può essere il fiore, può essere la, la conformazione di un albero, assolutamente a libera scelta con quindi, un'integrazione tra la capacità di, per, di percepire e di trasmettere col segno a mano libera sul foglio la, 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 la descrizione dell'oggetto, fino a ehm, fare una sorta di, di, di speculazione, chiamiamola così, progettuale, di, di decodificare l'elemento naturale in una forma geometrica, in modo da dare la, la motivazione dell'oggetto che poi viene sospeso tra gli alberi per cui c'è una relazione diretta, frutto di un'elaborazione che dura un anno di lavoro con i ragazzi, per riuscire è molto a... Complesso. Sì, eh, alcuni progetti sono complessi. Poi, ecco, chiaramente, mh, com come vedete, ci sono alcuni progetti probabilmente irrealizzabili, nel senso che uno degli argomenti che noi, sui quali puntiamo è di non danneggiare l'albero, molti dei modellini che sono esposti invece sono addirittura agganciati e li abbracciano. In questo senso invece la, la, la realtà dei fatti sarà quella di eh, lavorare con oggetti o appoggiati a terra che usino la pianta come, ehm, come, soggetto, come soggetto di relazione ma non come supporto perché è difficilmente collaudabile, è difficilmente verificabile. Mentre per quanto riguarda i progetti dei bimbi delle elementari, anche oggetti di recupero sono stati stati nella progettazione. Certo, li, allora, Quando si fanno questi interventi, eh, come, come abbiamo permesso, il, il progetto è una visione multidisciplinare di quello che può essere l'approccio al progetto. Quindi abbiamo ehm, scelto insieme a Massimo Platzer del materiale di recupero all'associazione Remida di Rovereto e attraverso il riciclo, che è un termine molto importante sul quale i nostri figli e i figli dei nostri figli dovranno abituarsi a ragionare, attraverso questo principio del riciclo, e quindi sforzando di trasformare quell'oggetto in qualcos'altro, abbiamo costruito Anno costruito, semplicemente con l'assistenza delle, delle maestre nostre, ma nei momenti proprio strutturali, di, ma per il resto c'è una, una tale vitalità creativa che sono bellissimi. Noi la ringraziamo per il suo intervento, per il suo lavoro, che ci fa tornare un po' bambini eh, e ci mille. alza da terra. Grazie, grazie, grazie mille.